Stefania Maria Antonia ha illustrato brillantemente quello che sono le novità, ma anche gli obblighi che ci derivano dalle norme, soprattutto dal piano regionale sociale, e quindi la necessità, come ribadiva, di riprogettare le modalità organizzative con cui sia la parte sociale che la parte sanitaria hanno necessità di integrarsi. Io, senza fare pubblicità a Progresso, nel senso, mi è piaciuto, però sono andata a un convegno di Italia Longeva e volevo iniziare proponendovi un po' questo video che mi è piaciuto perché in qualche modo ha centrato quelli che sono gli aspetti oggi fondamentali per quanto riguarda nella parte sanitaria la terza età. Poi lo riprenderemo, diciamo, più nel dettaglio, e anche perché il tema che io affronterò non è soltanto, diciamo, gli aspetti solo organizzativi, ma anche l'aspetto di contenuto, cioè quali scelte ha fatto l'ASL rispetto agli strumenti che ha per poter svolgere meglio quello che è il mandato proprio di un'azienda sanitaria locale. Spero che parli. Negli ultimi 100 anni la popolazione italiana è cresciuta ininterrottamente, arrivando a raggiungere nel 2015 quasi 61 milioni di abitanti. Ma le cose stanno cambiando. Il crollo delle nascite determinerà nei prossimi anni un'inversione di tendenza. Nel 2050 saremo 2 milioni e mezzo in meno. È come se Roma sparisse dalla penisola. Ma la novità forte è che gli over 65, oggi 13 milioni, diventeranno 20 milioni, con 4 milioni solo di over 85. Come se Lombardia, Piemonte e Veneto rimanessero popolati di soli anziani. E questo cambio demografico sarà un problema. Già oggi 4 milioni di ultra 65enni vivono da soli. Di questi 3 milioni sono donne e aumenteranno. 8 milioni di anziani, pari alla popolazione di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze, avranno almeno una malattia cronica grave. Sarà epidemia di ipertensione, diabete, demenza, malattie cardiovascolari e respiratorie. L'assistenza ospedaliera per tutti, un miraggio. Le cure sul territorio, un obbligo. La vera emergenza saranno le disabilità, che nel 2030 interesseranno 5 milioni di anziani. Essere disabile vuol dire avere bisogno di cure a lungo termine, 15 miliardi di euro, di cui 3 miliardi e mezzo pagati di tasca propria dalle famiglie. Ed è comunque poco oggi, figuriamoci domani. In un'Italia con un sistema previdenziale sotto sforzo, la spesa per la cura e l'assistenza a lungo termine degli anziani rappresenta il principale problema di sostenibilità economica. Pensionati e anziani non autosufficienti saranno sulle spalle dei pochi giovani. Oggi 3 lavoratori hanno sulle spalle un anziano, domani saranno solo in 2 a sostenerlo. Insomma, ogni italiano dovrà lavorare quasi il doppio e le famiglie non riusciranno più a sopperire alla mancanza dei servizi sociosanitari, che già oggi coprono solo un quarto del fabbisogno. Servono sempre più badanti, nuove forme di mutualità e il ritorno a uno spirito di comunità. L'aspettativa di vita senza disabilità cresce solo al settentrione. I posti letto nelle residenze sanitarie e assistenziali e i servizi di assistenza domiciliare sono offerti in maniera del tutto disomogenea nelle varie regioni. Un divario non solo nord-sud. Per evitare che l'Italia diventi un enorme ma disorganizzato ospizio, prevenire le malattie non basterà. Per far fronte alla inevitabile perdita di autonomia della popolazione, bisognerà investire in reti assistenziali, competenze e tecnologia, insomma, in long-term care. Un futuro longevo e sostenibile è ancora possibile. Questa
diciamo, questo video un po' rappresentato da questa associazione che si occupa prevalentemente della lunga assistenza, del long term care, e che tanti anni affronta, come tante altre associazioni, il problema della terza età, ma anche come costruire i servizi più appropriati per dare una risposta a una popolazione che è sempre più anziana. E ve l'ho fatta vedere perché poneva il problema reale di come ogni regione, ogni servizio sanitario regionale può e deve affrontare il problema della terza età, ma soprattutto il problema della fragilità e della cronicità. Ora, proprio alla luce delle considerazioni che si facevano rispetto alla comunità del Velino, ma anche rispetto alla provincia di Rieti, noi conosciamo la provincia di Rieti? È anche questa caratterizzata prevalentemente da una popolazione anziana? Vediamo un attimino di cercare di capire qual è il contesto sociodemografico entro cui la provincia di Rieti si muove. Ora, io ho fatto questa comparazione, mi piace con voi capire, è l'hashtag della, diciamo, di come noi ci prendiamo cura della terza età, di come noi ci prendiamo cura dei nostri anziani, di come noi ci dobbiamo prendere cura delle persone che sono più fragili da un punto di vista sociale e sanitario. E ho voluto comparare un po' anche per iniziare a scardinare da un lato un alibi, dall'altro un immaginario collettivo che continua a caratterizzare la provincia di Rieti. E ho provato un po' a immaginare come fare a comparare la provincia di Rieti con la regione Lazio e la provincia di Roma. Ora, come potete vedere, da un punto di vista della densità popolativa, è chiaro che di popolazione la provincia di Rieti è la provincia più piccola del Lazio. È una provincia però che da un punto di vista del territorio, voi potete vedere, il Lazio ha 17.232 km quadrati di estensione, la provincia di Roma, cioè Roma capitale, più tutta la provincia intorno all'area metropolitana, ha un'estensione di 5.000 km quadrati, la provincia di Rieti è più della metà di tutta l'area metropolitana più la provincia di Roma messa insieme. Se andiamo a vedere la concentrazione di abitanti, abbiamo 5 milioni per tutta il Lazio, abbiamo 4 milioni e 3 per la provincia di Roma, quindi comprensiva di Roma con la sua popolazione e di tutte le aree delle province intorno, e quindi la provincia di Rieti invece ha 156.000 abitanti, con una differenza sostanziale di concentrazione, cioè di rapporto densità di popolazione territorio, che ci fa vedere come la provincia di Rieti, pur essendo più della metà dell'intero territorio della provincia di Roma, cioè con Roma e tutte le province, ha 56 abitanti per chilometro quadrato. Quindi da un punto di vista della sostenibilità, lì dove la concentrazione è prevalentemente a sviluppo verticale, come sviluppo urbanistico abitativo, quindi grosse concentrazioni di abitanti nei grandi centri abitati, chiaramente con una necessità di risposta articolata e strutturata come quella che viene data, Rieti invece ha una popolazione sparsa su un territorio enorme, con un ospedale solo. Io mi sono fatta un po' di ragionamenti sul fatto che solo la provincia di Roma ha, cioè il bigliettino nella borsa, ma vediamo se me lo ricordo nonostante l'età, abbiamo 5 aziende ospedaliere, 5 aziende universitarie, 6 ASL, 21 ospedali. La provincia di Rieti ha un ospedale solo, in attesa che ci sia un nuovo ospedale, a fronte di un Lazio che ha complessivamente tra pubblico e privato 21.000 posti letto, di cui solo la provincia di Roma ne ha quasi la metà, se non più della metà tra pubblico e privato, la provincia di Rieti ha 345 posti letto. Ora, è chiaro che
questo denota, questo ragionamento che ho fatto, una necessità di ragionare su come anche il livello di sostenibilità di risposta ha bisogno di modelli che possano dare risposte in questa situazione in maniera articolata e strutturata, diversamente da come penseremmo in un distretto sanitario della Roma 1, della Roma 2 o di Civitavecchia, con la differenza che invece il nostro distretto deve poter pensare di raggiungere le persone in una situazione di dispersione sul territorio, ma anche di configurazione e caratterizzazione orografica completamente diversa. Per cui un operatore che riesce in un quartiere romano a muoversi, a parte il traffico, comunque raggiungendo nello sviluppo verticale della composizione urbanistica più persone, da noi per raggiungere 7 persone se ci hanno bisogno del quadruplo del tempo che viene utilizzato per le zone ad alta concentrazione. Quindi anche da un punto di vista della sostenibilità questo spiega perché il finanziamento sull'ASL di Rieti è un finanziamento che tiene conto della quota capitaria, ma dovrebbe tener conto, e lo tiene in una quota parte, anche di quello che serve per poter dare risposte in questa situazione particolare. Allora, siccome però di queste cose se ne parla poco, io ci ho tenuto a sottolinearlo. Altro aspetto fondamentale è che la provincia di Rieti è la provincia più anziana di tutto il Lazio. Più del 53% della popolazione è un'età compresa tra 46 e più 75 anni. È la più anziana del Lazio perché ha il più alto indice di dipendenza. Anche rispetto all'Italia noi siamo un po' più in alto, ha un indice di vecchiaia molto elevato, se pensate che in Italia è il 168, l'indice di vecchiaia nei dati Istat 2017 è di 219, ha un tasso di natalità che stiamo cercando, come dire, di coprire velocemente, ma se ci tolgono anche gli stranieri poi vedremo come molti di questi, come dire, che in maniera enfatica pensano che gli italiani possano diventare come nel ventennio e riprovare a fare magari famiglie con 10 figli, che poi chi li campa all'università o per trovare lavoro, ma insomma. E il problema della composizione delle famiglie è quella che vedete, una popolazione straniera molto bassa anche nella provincia di Rieti, quindi il problema ce l'abbiamo a prescindere, e un indice di mortalità è abbastanza anche correlato all'indice di vecchiaia, nonostante una speranza di vita che è più alta perché la qualità della vita in queste zone è migliore. Il contesto socio-economico ci vede dopo Frosinone come la famiglia, come la provincia, diciamo, col più alto disagio sociale, sicuramente povera e con molte famiglie a basso reddito, quindi caratterizzate anche da un contesto socio-economico che non è particolarmente brillante. Come è distribuita la popolazione sul territorio dell'ASL di Rieti? Sicuramente una popolazione in percentuale residente che è scesa e diminuita nel primo distretto e aumentata dal 2003 al 2017 nel secondo distretto, perché ha una zona orograficamente diversa, è più vicina all'area metropolitana, ha, come dire, tra virgolette, goduto del fatto che ci sono stati nuovi insediamenti e anche da un punto di vista, diciamo, economico, di sviluppo della capacità del lavoro, pensate anche ad Amazon, ad altre cose, quindi la necessità di tenere sempre di fronte la prospettiva intersettoriale delle politiche di sviluppo, cioè se noi ci occupiamo di salute non possiamo pensare che la salute poi non si debba necessariamente e non debba fare i conti o interfacciare con quelle che sono le altre politiche intersettoriali che vanno oltre che il sociale nella formazione, che vanno nello sviluppo economico, che vanno nello sviluppo dell'ambiente, insomma in tutto quello che crea tessuto di sviluppo. Quali sono in questo contesto le logiche di sviluppo? Noi le abbiamo definite le traiettorie di sviluppo rispetto al contesto territoriale.
gli sviluppi, gli scenari che noi abbiamo oggi di fronte è quelli di individuare a quali bisogni di salute dare una risposta nei prossimi anni. Quindi partire con un'analisi tridimensionale, e quindi lo scenario classico, il modello bocconiano di oggi della tridimensionalità nello sviluppo strategico delle aziende, in cui deve essere chiara la missione, che è appunto quella che vede i due settori integrati, sanitario e sociale. Quindi la mission vede la necessità dell'integrazione come strumento per poter garantire servizi e dare risposta ai bisogni di salute che sono di prevenzione, ma che sono di fragilità, di rischio di patologie croniche, di strutture per garantire la dignità del fine vita, e dall'altro la necessità attraverso i piani strategici, quindi il piano strategico aziendale e l'atto aziendale, di individuare le funzioni necessarie ad assicurare la capacità di risposta specifica. Che cosa vuol dire? In quel video in cui si faceva riferimento per dare risposte alla capacità di creare il knowledge management, cioè quelle competenze, quegli strumenti tecnologici, quella formazione in grado di poter supportare gli operatori a gestire una complessità diversa, a gestire l'integrazione come strumento per dare risposta. Attraverso che cosa? Attraverso poi la capacità di mettere in pratica modelli innovativi organizzativi che possano, nella diversificazione, tenere uniti e integrare le cure primarie, l'assistenza territoriale distrettuale e l'assistenza ospedaliera. La rete delle cure deve essere riqualificata. Noi non possiamo più pensare che esiste l'ospedale, il territorio, la salute mentale, le dipendenze, il distretto sociale, l'RSA, cioè questa logica dei silos, questa logica della frammentazione, non solo non ce la possiamo più permettere, ma non è il modo più accettabile per dare risposte concrete, sostenibili e strutturate, cioè organizzate, alle persone che hanno bisogno. Perché continuare nella frammentazione significherebbe sprecare risorse, e noi risorse ne abbiamo ancora purtroppo sempre di meno, ma significa anche non garantire la qualità dei servizi per le persone, non essere all'altezza di quella sfida a cui siamo chiamati dalla popolazione, per poter essere noi il loro punto di riferimento e rappresentare un'eccellenza non solo nella tra le province, ma addirittura in tutto il Lazio. Quindi dobbiamo cambiare la rete, creando la rete che deve essere quella che c'è, riqualificata nella trasformazione. E quindi, come vedete in questa parte, diciamo, della slide, per continuare con l'hashtag take care, cioè prendersi cura, come facciamo a prenderci cura delle persone? E questo è il nostro logo vero, non quello ASL di Rieti, ma è quello di: abbiamo il dovere di prenderci cura delle persone e vogliamo farcene carico. Quindi significa ritrasformare la rete dei servizi e cambiare le cure territoriali, partendo da un piano, da una programmazione, una pianificazione, che è quella del piano della cronicità. Velocemente, questi sono gli 8 obiettivi strategici, cioè l'azienda in 8 mosse, i driver per migliorare l'organizzazione dei servizi non possono che essere la continuità delle cure, lo sviluppo della risposta in termini di intensità e complessità assistenziale e l'integrazione ospedale-territorio. Questa è la nuova configurazione organizzativa nei diversi setting assistenziali, che tiene conto della parte fondamentale che attiene alla parte della prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla necessità di partire dal territorio e dai medici di medicina generale per poter diversificare le cure, sia ospedaliere che poi, come dire, nelle cure intermedie,
Quindi partire dall'assistenza primaria per poter direzionare verso i servizi più adeguati, sia ospedalieri che nelle cure intermedie, che nell'assistenza domiciliare e nelle cure, diciamo, palliative, quelle legate alla qualità della vita, attraverso strumenti di stratificazione della popolazione, ma anche attraverso strumenti di governance, che come vedete sta qui, che sono forme di governo della capacità di poter intersettorializzare e quindi rendere univoci i diversi setting assistenziali attraverso cui i pazienti si muovono con i percorsi di cura. Quindi la cronicità e la prossimità è un obiettivo strategico dell'azienda sanitaria, che deve fondarsi sulla continuità delle cure, sui team multidisciplinari, su una risposta sociosanitaria integrata. La riqualificazione della rete d'offerta è necessaria per l'appropriatezza organizzativa. Abbiamo necessità di riorganizzare il sistema delle cure primarie, che deve essere dentro la logica dell'assistenza territoriale più generale. La definizione dei PDTA, ma anche non solo dei PDTA, intesi come strumento di pianificazione della presa in carico e di gestione della presa in carico, ma anche tutti i percorsi integrati ospedale-territorio. Partire dalla prevenzione, perché la promozione di stili di vita sana è l'arma più valida per combattere le malattie croniche. Non ci dimentichiamo della prevenzione, perché la prevenzione è lì, è l'anello da cui si parte per poter gestire bene e prevenire tutte le patologie e quindi diminuire significativamente il rischio di sviluppare queste malattie. Quindi noi abbiamo l'obbligo di investire di più, meglio, in maniera strutturata sulla prevenzione e sul piano aziendale della prevenzione, che è fondamentale. Riorganizzare il settore delle cure primarie significa adesso lavorare subito su un nuovo modello di assistenza domiciliare, su un modello di prossimità, che è quello di cui stiamo parlando, vi parleranno dopo sia Paola Grondelli che altre esperienze, sull'equipe multispecialistiche ospedale territorio, che si avvalgono finalmente della relazione, dell'interfaccia, della capacità di integrarsi tra specialisti dell'ospedale, specialisti del territorio e medici di medicina generale, che hanno il dovere di parlarsi e di farsi carico dei pazienti e quindi di poter anche loro, nel modello di prossimità, andare loro verso i pazienti e non i pazienti verso l'ospedale o verso il territorio, perché questo significa il modello delle prossimità. I PDTA, i percorsi clinici e assistenziali, sono lo strumento per il cambiamento organizzativo e quindi devono essere differenziati a secondo della diversa nostra capacità di analisi, della stratificazione del rischio e della classificazione sulla piramide di Kaiser delle necessità e dei bisogni che abbiamo in rapporto allo studio sulla nostra popolazione, quindi sulla popolazione Questo è il continuum dei percorsi. Anche l'assistenza ospedaliera deve andare verso la cronicità, con la riorganizzazione della continuità assistenziale, con le reti multispecialistiche e con la capacità, attraverso gli assistenti sociali dell'ospedale, di avere una costante relazione con gli assistenti sociali dei distretti, quindi essere in grado di gestire le dimissioni difficili, gestire attraverso le unità valutative come fare già all'ingresso del pronto soccorso, a definire i tempi di ricovero e a poter individuare il luogo migliore, più appropriato, dove indirizzare il paziente e le famiglie subito dopo il ricovero. Quindi una risposta integrata sociosanitaria che parte anche dall'ospedale. Un'integrazione verso la cronicità significa integrazione sociosanitaria, programmazione integrata, quello che diceva, di cui abbiamo gli obblighi, a cui faceva riferimento Stefania Mariantoni, un sistema integrato con gli ambiti sociali, con una
capacità di avere una strategia comune e di condividere insieme gli obiettivi per arrivare alla sperimentazione del budget di salute, cosa che noi sono 2 anni oramai diciamo, ma non riusciamo a concretizzare. E quindi ci vuole una partecipazione però in tutto questo della società civile, che deve monitorare e garantire l'equità di accesso, ed è questo il ruolo che devono svolgere le associazioni. Ma che cosa abbiamo fatto? Qual è l'elemento più rappresentativo e più importante con cui vorrei andare veramente a concludere? Andrò velocemente perché i tempi li ho già superati. La rilevanza dell'integrazione ha bisogno di un luogo di governo, ha bisogno di una regia, ha bisogno di una capacità di governance che possa essere frutto e anche strumento per il coordinamento delle attività, per la concreta realizzazione delle attività. Noi dobbiamo passare dai convegni alle cose che poi si fanno. Non possiamo continuare a dircele e poi a non farle. Noi faremo prestissimo, perché la comunità montana è stata disponibile a metterci a disposizione un luogo fisico, faremo la centrale operativa dell'integrazione sociosanitaria. Abbiamo già, da questo punto di vista, una volta fatto i dovuti passaggi di tipo giuridico, abbiamo già deliberato sia l'osservatorio sulla cronicità e la fragilità che la cabina di regia per l'attuazione del piano delle cronicità e fragilità. Quindi questo sarà il luogo fisico dove verranno inserite e in qualche modo definite le responsabilità di concreta attuazione e coordinamento di tutte le filiere. Quindi avremo la possibilità di avere nelle diverse i collegamenti funzionali e le interconnessioni tra le diverse attività che la centrale operativa per l'integrazione sociosanitaria, con questo acronimo COIS che ci servirà chiaramente per fare l'abbreviazione, dovrà avere. Quindi come fare il sistema delle relazioni, un piano di azione in cui devono essere definite, diciamo, gli ambiti, le azioni, gli obiettivi, le metriche, il cronoprogramma, le diverse filiere che saranno inserite nella centrale. Una sarà quella della presa in carico della persona in assistenza domiciliare, una la presa in carico del paziente a rischio con patologia cronica, con i diversi PDTA, con un responsabile aziendale del coordinamento dei diversi responsabili dei PDTA, questa, diciamo, la cabina di regia dei PUA, a cui faceva riferimento anche Stefania, che significa appunto la possibilità di mettere un governo centrale che tiene insieme il monitoraggio, come funzionano, rendono omogeneo l'accesso. No, Fara Sabina non può essere diverso da quello di Antrodoco, cioè le persone devono trovare le stesse modalità per poter accedere e avere fruibilità dei servizi, con questa logica dei PUA di front office e di back office, che diceva un osservatorio sulle cronicità e fragilità, il coordinamento dei servizi di prossimità, anche con un'ipotesi di poter vedere da vicino come legare tutte le strategie territoriali e centrali alle strategie sia dei distretti della comunità che dell'azienda sanitaria. L'ufficio sociosanitario integrato, che deve poter mettere insieme l'azienda sanitaria e le comunità, quindi le unioni dei comuni, no? I distretti. Concludo dicendo che a livello aziendale il piano delle cronicità consente di armonizzare la pianificazione delle diverse linee di attività di tutela della salute. Solo questo, attraverso un governo centralizzato di tutto quelli che sono, le attività che devono connotare la risposta di prossimità alla cronicità, alla fragilità, noi riusciamo a dare risposte appropriate. Ma lo facciamo se il modello è quello della prossimità, cioè quello di rendere le prestazioni e la fruibilità dei servizi nel contesto di vita più vicino alle persone.
dobbiamo passare, dobbiamo avere una strategia comune, dobbiamo passare dalla fase delle proposte al coordinamento delle azioni e degli interventi, in cui diversi ruoli e gli strumenti siano armonizzati, ma siano soprattutto moltiplicatori di effetti positivi. Grazie, e largo ai vecchi.